sempre di corsa, questa volta verso l'infinito e oltre. L'infinito un'altra volta, oggi andiamo solo a Cagliari. E vai! Per un viaggio nei suoi cibi tipici. E se siete pronti, andiamo! Atterrati Sardegna! Eia! Guarda che colpo d'occhio! Appena atterrati a Cagliari io ho trovato un quadrifoglio, quindi ci porterà fortuna in questa vacanza. E a fine anno 10.000 iscritti! Sì, dai, iscrivetevi anche voi, così iniziamo, ci avviciniamo a quel numero. E arrivati nella nostra cameretta per questo weekend? Sì, nel B&B Sass Indria, molto carina, hanno in totale 3 stanze, una tema cinema, una tema libri e l'altra tema musica, che è la nostra. È vero, curatissima nei dettagli, molto molto carina, ve la consigliamo e in più la proprietaria è davvero carina e gentile e niente. Io ho fame. Noi abbiamo fame, andiamo a Cagliari in cerca di cibo. Andiamo! E dopo aver girato il centro, camminato, noi abbiamo fame, anche perché si fa cena. E allora? Sono 8:30, 9, non va bene, bisogna troppo cenare. Troppo tardi. E andiamo a cercare un ristorante tipico sardo. Andiamo a provare il cibo sardo. La fragola d'Arselle è una pasta dura che viene fatta risottare in padella con dell'aglio e del prezzemolo, molte volte viene sfumata col vino bianco, dopodiché vengono aggiunte le arselle e del fumetto di pesce. Molto particolare. Sì, sì, mi piace. I malloreddus alla campidanese. Sono i classici gnocchetti sardi fatti con un ragù delle salsiccia fresca campidanese, quindi con i semi d'anice, pepe nero, zafferano e pecorino. La carne è buonissima. Guardate che sbella, mi ho preso tutta la coda quasi. Che pesce, buonissimo, pesce con la P maiuscola. Bianco direttamente dalle foglie, mai detto, no? E non dalle bacche. È buono, che la dipendenza. Cenato, preso doccia pullman, fatta, docciati nel lettino. Non ci resta che fare la nanna, sì. E darvi appuntamento domani mattina con una colazione. Vedremo a base di cosa, se dolce o salata, se entrambe. Sì. Comunque non solo colazione, una giornata piena di cibo cagliaritano. A domani, ciao! Buongiorno! Giorno 2 qua a Cagliari, è mattina, ci siamo svegliati presto, abbiamo già preso un pullman e perché? Siamo quasi arrivati al mercato di San Benedetto, perché? Esatto. Abbiamo tanta fame e vogliamo portarvi a far colazione con noi. Andiamo! Andiamo! Siamo dagli amaretti. Mandorla, zucchero, albume. Gli amaretti sono sempre buoni. Farina, uova, ricotta e zafferano. Ma rimangono dolci? Sono dolcemente leggere. Delicato, quindi. Delicatissime. Come sapore. Hanno una consistenza simile all'amaretto quando li mordi, però sono alle noci.
croccante sopra, la glassa dentro, morbidissimo. È pasta di mandorla, quindi buona. Promette bene anche dopo l'assaggio? Che dire, ha soddisfatto le premesse. Ma è un po' asciutto e compatto, eh. Allora, la glassa è croccante e poi dentro è pasta di mandorla umidiccia, ma davvero davvero strepitosa. È una pasta frolla con l'anice, con all'interno noci, mandorle e uvetta. Mi ricorda un po' qualche dolce che abbiamo già assaggiato in giro per l'Italia, con appunto noci, uvetta. Un pane del Gran Paradiso, tanti buono. Dolci che ho già assaggiato, buono anche questo. Tutta uvetta con il mosto del vino che viene fatto cuocere, che si chiama sappa. Particolare perché è come una mega uvetta, no? Proprio densa e calorica, ci sta. È croccante, saporito, non troppo dolce, mi piace un sacco. E su via Giuseppe Manno, mi raccomando, non potete farvi assolutamente scappare la piccola pizzetta, dove c'è la pizzetta cagliaritana. Sì. L'impasto è lo stesso della pizza tonda, quindi olio, farina, acqua e basta. Viene steso orizzontalmente anziché essere steso tondo. È super sottile, vedi? È sottilissima, sembra quasi un pane carasau. E poi io l'ho scelta con la versione crema e salsiccia. Non ti dico. Alla piccola pizzetta, perché poi la commessa è davvero simpatica e carina. Sì. E per pranzo ci siamo recati a uno dei locali più tipici e migliori in Cagliari, vero? Sadomo Sarda. È un'istituzione qua, proprio c'ha la targa di cibo tipico sardo, dovete andare. Con la targhetta della regione Sardegna. Andateci, e poi ha un sacco di premi. Ma entriamo. Eli, che è assolutamente patita di pane carasau, lo mangia sempre, finalmente mangerà il pane carasau in Sardegna. Molto più buono qua, I salumi, che sono un prosciutto crudo, una pancetta e una salsiccia secca di Gonna Sfanatica, che è un paesino nel medio campidano. Com'è dolce, si scioglie in bocca, pazzesco. Sono carni certificate sarde, cioè allevate, cresciute e macellate in Sardegna. Molto gustoso, saporito, buono anche questo. Si scioglie in bocca, letteralmente. Formaggi invece, una rifatta di pecora affumicata, che è una ricotta mustia, un ovi caprino, quindi un 50 pecora, 50 capra stagionato, che si chiama Giunco, e questa è una crema di pecorino che facciamo. Una roba spaziale, ragazzi. Quando pensi al pecorino, nella tua testa arriva direttamente questo sapore, stagionato, bello forte, saporito, bello salato, super. Cremosissimo. Sturgeon fatti a mano, in realtà da una signora che li fa per noi da 20 anni, sempre la stessa signora, è tradizionale agli astrini con un ripieno di patate, pecorino e menta. Poi in bocca un'esplosione di sapore. Non potete capire. No, non potete capire.
la mia alcolista anonima. E stasera andiamo a cena a mangiare di nuovo tipico? Sardo, un ristorante tipico anche questo, si chiama Mentos ed è in pieno centro. E anche esso ha la targhetta di ristorante tipico sardo della regione Sardegna. Sì. Il pasticcio di pane carasau fatto con una sorta di lasagna. Al posto della pasta classica noi usiamo il carasau, fatto con gli strati, col pomodoro, la mozzarella, la besciamella e il pecorino. Formaggiosissimo, cioè tra la mozzarella e il pecorino è una bomba. Questi sono i macaroni di brusa, pasta fatta con il ferretto, poi condita con ragù di salsiccia. Il sugo d'arrosto di carne dentro è favoloso, è forte come sapore, ma è davvero davvero ottimo. Voilà. Si può mettere in mezzo e condividere con la persona che ha mangiato insieme a te e assaggi un po' da uno, un po' dall'altro e va. Viva la condivisione. Mentre il maialetto arrosto ha solo sale, fatto al forno. È morbido. Ci si scioglie in bocca. Questa è la capra in umido, cotta in tegame. In umido sarebbe con un pochino di spezie, ginepro, anche di mirto e tutto insieme i vari sapori. Un po' grassa come carne, ma ha un buon sapore. E speziata, molto speziata, però davvero si fa mangiare. È un mix assurdo perché c'è il formaggio dentro e sopra c'è il miele, è una cosa incredibile. Finito cena, è un posto buonissimo, tornate a casa di corsa perché abbiamo sonno e domani dobbiamo fare ancora tantissime cose e portarvi a mangiare anche altre cose. Quindi vi diamo appuntamento domani mattina con la nostra colazione. E abbiamo trovato il posto per la colazione? Siamo arrivati alla pasticceria Ecuador. Pasticceria e caffetteria importantissima qua a Cagliari e i cagliaritani dicono pure buonissima, ma scrivetecelo nei commenti. Tanto andiamo. Andiamo a vedere cosa ci danno. Sì. Da sardo puro. Com'è? Buona. E poi di corsa, prima di andare a prendere il treno, andiamo a mangiare, abbiamo trovato un ristorante che si chiama Il Cigno, fa cose tipiche e anche la carne di cavallo che ci manca. Esatto, andiamo a mangiare proprio quella. Che monodoro, ragazzi. Saporitissima. Davvero si scioglie in bocca. Poi cucinata al punto giusto. Meglio di così non si poteva. E dalla stazione dell'aeroporto di Elmas purtroppo il nostro viaggio a Cagliari si conclude qui. Speriamo di aver assaggiato tutti i migliori cibi tipici, di non aver dimenticato troppa roba. Quindi cagliaritani, ci rivolgiamo a voi, come siamo stati? Abbiamo assaggiato le cose giuste nei posti giusti? Scrivetecelo nei commenti. Speriamo di avervi reso giustizia con la nostra semplicità e se vi piacciono i nostri contenuti mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanella e seguiteci anche sui social. Vi ringraziamo ancora e alla prossima. Ciao. Ciao.